Io parlerò di casi concreti e farò una brevissima analisi, una sorta di approfondimento di quella breve relazione che voi già trovate in quel libricino. Partirò da due casi, uno grosso e uno piccolo. Quello piccolo l'ho seguito in modo diretto attraverso il mio ufficio. Quello grosso l'ho seguito indirettamente per vari motivi. Partiamo dal grosso, il caso Dolce & Gabbana. 7 anni perché la Cassazione potesse dire, un mese fa, che il fatto non sussiste. Due passaggi in Cassazione perché col primo passaggio in Cassazione la Corte aveva statuito, ma chi conosce il processo, il diritto processuale capisce perché, aveva statuito sostanzialmente che l'elusione può costituire illecito penale. Chi aveva visto giusto, tutto sommato, era stato il GUP che aveva sinteticamente detto che Dolce & Gabbana aveva fatto le cose alla luce del sole in applicazione delle normative europee. Noi ci dimentichiamo sempre, quando si tratta di ricevere soldi, che facciamo parte dell'Unione Europea. Ci dimentichiamo per la verità anche quando li dobbiamo prendere, tant'è vero che come sappiamo tanti fondi non riusciamo a spenderli. Il caso Dolce & Gabbana è l'esempio concreto dello stato di confusione in cui versa il nostro ordinamento giuridico. Io vi faccio grazia perché l'ho scritto in vari libri, molti giornali l'hanno ripreso. L'hanno riprese le mie relazioni e non solo, e riassumo soltanto da un punto di vista filosofico-giuridico qual è la realtà oggi. Poi dopo torniamo a Cappana e torniamo all'idraulico, il caso piccolo. La fotografia, a mio avviso, dell'ordinamento attuale italiano è quello in cui, per una serie infinita di ragioni che voi conoscete, la effettività prevale sulla legalità. Il gioco legalità-effettività è la naturale conseguenza della libertà umana. Ma quando i comportamenti di fatto statisticamente superano i comportamenti di fatto conformi alla norma, significa che il livello di arbitrio è tale che l'effettività supera la legalità. Legalità la definiamo come comportamento conforme alla norma. Allora, io in una relazione fortunata, perché era stata ripresa da tutti i giornali, avevo fatto una tabella delle leggi incostituzionali, impressionante, l'avevo fatta per anno, anno per anno, a partire dal 2000 fino al 2013, è una relazione di un anno fa. Vi rendete conto soltanto questo piccolo particolare, che quando c'è una legge incostituzionale significa anzitutto che teoricamente ex tunc, perché questo è l'effetto quando viene poi dichiarata l'incostituzionalità, salvi quegli effetti che rimangono fermi, ma crolla tutto. Orbene, è un dato di fatto che il Parlamento approva delle leggi sapendo che sono incostituzionali per il semplice fatto che prima che sia dichiarata passano 3 anni e nel frattempo chi si è visto si è visto. Potrei farvi un tal numero di esempi, ma tutti voi li conoscete. Tutti voi li conoscete. Oh, notate che effettività significa, ad esempio, il fatto che sulla carta comanda lo Stato, mentre in certe regioni sappiamo benissimo che non comanda lo Stato. Ci sono intere province, parti di province, dove comanda la criminalità. Questo lo si dice, ma poi dopo in concreto non se ne tiene conto. L'intreccio fra legalità ed effettività è tale che noi non teniamo conto, ad esempio, di questo particolare, che noi paghiamo le tasse qui, quelli che le pagano, ma il problema è chi le paga.
mantiene anche la criminalità, perché il boss e il manovale della criminalità manda i figli a scuola. Quando c'ha problemi si cura in ospedale. Una delle cose più buffe, a mio avviso incredibilmente sottovalutata, è che adesso nel PIL si tiene conto dell'illegalità. Era molto semplice, bastava fare due PIL, quello illegale che c'è, perché l'illegalità fa parte della nostra natura. Tutti noi abbiamo commesso una piccola illegalità, quantomeno abbiamo rubato la marmellata quando eravamo piccoli. Allora, voglio dire, anche perché poi il problema è questo: chi decide se un comportamento è legale o illegale? Di regola lo decide il giudice, ma voi vedete cosa succede. Prima che lo decida arriva la prescrizione, arriva 7 anni dopo. Quindi voglio dire, come diceva Hobbes, qui abbiamo un presidente che è un uomo di grande cultura e quindi apprezza sta citazione, Hobbes dice: verità e falsità non sono attributi delle cose, ma sono attributi delle parole. Oggi l'ermeneutica, che è la filosofia dominante in questo momento di moda, afferma che noi non conosciamo la realtà, noi conosciamo l'interpretazione che noi diamo della realtà, no? Banalità, sto dicendo delle banalità, ma ci si dimentica di questo. Ci si dimentica che quindi quando ci scagliamo contro l'illegalità, in realtà ci scagliamo contro delle parole, non contro la realtà, perché la realtà è soltanto la Tatbestand, è soltanto l'effettività, quella è l'effettività, quella è la realtà. Quando io quindi parlo di legalità in contrapposizione all'effettività, intendo dire quella effettività che non corrisponde alla norma. Io ho argomentato che questo Parlamento è illegale, l'ho argomentato, qualche giornale l'ha ripreso, ma poi tutto è finito lì. Perché? Perché ci sono delle illegalità, in economia si dice troppo grande per fallire, no? Quando ci sono delle illegalità troppo grandi si lascia perdere, e questo è un fenomeno che l'economia oggi studia, tant'è vero che se voi avete seguito un po' alcune vicende di banche americane che avevano riciclato miliardi di euro dei narcotrafficanti, non sono state condannate, perché la condanna avrebbe significato il fallimento della banca, con sostanzialmente a catena fallimenti di altre banche, delle assicurazioni e dello stesso Stato. Perché quando la crisi del 2007 è nata, come sappiamo, no? È saltata una banca, e subito dopo doveva saltare l'assicurazione che garantiva i derivati, ma a quel punto voleva dire dichiarare il fallimento degli Stati Uniti e quindi del dollaro. Impensabile. Quindi il grande criminale è legale, fra virgolette, è legale, perché il gioco legalità-criminalità comporta questo. Veniamo però, scendiamo nei casi particolari. Dolce & Gabbana che cosa aveva fatto? Aveva semplicemente spostato la società che gestiva il suo marchio in Lussemburgo. Ma direi di dire, siamo europei, no? Se in Lussemburgo c'è una normativa che tassa meno, se siamo europei, cosa dobbiamo andare all'estero? Andiamo all'estero a curarci, che so io, il mal di denti, vanno tutti in Croazia e tornano con dentiere meravigliose, e non si può andare all'estero per usufruire di una, come si dice, tassazione più bassa. È evidente quindi che il GUP, che all'inizio aveva assolto, cioè prosciolto, scusate, il caso di Dolce & Gabbana, aveva visto giusto. Ma ripeto, l'affermazione della legalità è sempre un processo. In Italia addirittura non ci si ferma mai, perché
ci sono settori dove primo grado, secondo grado, terzo grado, e poi dopo si torna indietro perché la pronuncia è rebus sic stantibus. Andiamo un po' più a fondo. La Cassazione ha detto, come giustamente doveva dire, che l'illusione può essere un fatto penalmente rilevante. Ma il guaio è che il cittadino che si trova a dover applicare le leggi, si trova a dover rispettare, ma anche applicare in certo senso, perché l'imprenditore quando fa certe operazioni le applica, la applica la legge, no? Non è soltanto il giudice che la applica, non è soltanto l'amministrazione finanziaria che la applica. Piccolissima parentesi, per anticiparvi il caso dell'idraulico, non dimentichiamoci mai, sentivo la dottoressa che parlava di diritto comparato giustamente con enfasi, non dimentichiamoci mai che il diritto è come la vostra vettura, è fatta del sedile, della carrozzeria, del motore, lo spinterogeno, che ne so, i freni. Il diritto è un fenomeno unitario, non esiste il diritto tributario, non esiste, perché non si capisce il diritto tributario se non alla luce del diritto costituzionale, comparato, processuale. Allo amministrativo, che è giustamente lui, consigliere di Stato, e contabile, dai, aggiungiamo contabile. Allora, a me, i casi che capitano come garante, 9 volte su 10, sono stati, fra virgolette, gestiti male sotto il profilo civile, sotto il profilo fallimentare, sotto il profilo della prospettiva processuale, per cui in realtà il fisco è la ciliegina che poi non prende mai un euro quando si tratta di dover andare a riscuotere, no? Tanto per non far nomi, Craxi era stato condannato 2 volte, se non ricordo male, a pagare notevoli somme, no? Quando poi l'ufficio competente, che non so come mai, ma qui non scendiamo nei particolari, non si sa come era quello, ha agito contro gli eredi, no? E gli eredi erano, secondo voi, nulla tenenti, chiaramente. Perché? Perché il credito, che è la vera base dell'economia, debito credito, no? Io quando dico nei miei scritti e nelle mie lezioni che non si capisce il diritto senza l'economia, come non si capisce l'economia senza il diritto, intendo dire banalmente che quando si tratta sulla carta, è lo Stato greco, e noi lo stiamo finanziando, ma l'abbiamo finanziato con circa 50 miliardi, e ci sembra il poveretto, anche perché noi siamo abituati al Padre Nostro, chi non ci crede, al Padre Nostro, rimette noi i nostri debiti. La verità è che la parte debole del rapporto debito-credito è il creditore. Perché se noi andiamo alla definizione di Labeone o al codice di Gaio, obbligatio est iuris vinculum, vi risparmio tutto il resto, ma lo so, l'obbligazione sostanzialmente è recuperare ciò che si è dato. Allora, i greci sono, dopo toccherà all'Italia, se avrò 2 minuti vi darò alcuni consigli, cioè non consigli, vi darò, la parte debole è il creditore, questa è la realtà economica del credito. Perché? Il creditore ha già sborsato i soldi, l'obbligazione consiste nel restituirli, è tutto un restituire. Guardate però che la regola ferrea che i debiti si pagano si incarica la storia poi, perché il primo storicamente a non pagarli è stato Carlo V, il quale, non riuscendo a pagare il debito pubblico spagnolo, parliamo di 450 anni fa, ha creato lui i bot su grande scala. Naturalmente nessuno mai li ha pagati, ma finché io ho in tasca il bot e ci spero, lo metto nel bilancio e la notte dormo tranquillo. E voi sapete com'è finita la Spagna?
Ma veniamo a casi più recenti. L'Argentina, poveracci gli argentini, hanno ascoltato il Fondo Monetario Internazionale. È stato il Fondo Monetario Internazionale, perché la cosa buffa è che il Fondo Monetario Internazionale, che quando noi diciamo il Fondo Monetario Internazionale è il creditore, il quale ovviamente ha la funzione e il compito di recuperare i crediti, di farli pagare. Attenzione, quando io dico che la vera parte debole è il creditore, non dimentichiamoci mai che dietro i bot ci sono ad esempio i fondi pensione della Germania, ci sono i fondi pensione degli Stati Uniti, cioè ci sono i soldi dei poveri disgraziati che poi un domani, come noi, quando andremo in pensione, non ci sarà più nessuno che ce li paga. Perché guardate che il nostro PIL è quello che è, ma il nostro debito non è quello che è. Una somma ben precisa. Noi stiamo pagando le pensioni attuali non quei soldi accantonati dai vecchietti con la barba bianca che l'hanno versati a loro tempo, ma quei soldini che stiamo pagando noi ancora che siamo attivi e giovani, per quel poco che pagano, perché noi lavora, quindi è chiaro che no. Allora, perché ad esempio nel caso dell'Argentina, poi dopo, perché hanno sbagliato? Perché i paesi che non hanno seguito il Fondo Monetario Internazionale si sono salvati. L'Argentina, che ha seguito quel tipo di trattamento, è ancora con un'inflazione a 2 zeri e si parla nuovamente di un default. Default significa, in parole povere, quello che io come giudice delegato ho visto fin da bambino, che il debitore non ce la fa più a pagare. Ma guardate che uno non ce la fa più a pagare quando viene meno la fiducia dei creditori, perché i creditori aspettano, pazientano, e voi direte: ma perché lo spread con quei BTP tedeschi è così basso? Perché è così basso se ci sono questi rischi gravi? Perché, scusate, basta fare 2 conti, no? Se il debito pubblico è adesso, mi pare, a 136, e abbiamo pure una deflazione che a gennaio era meno 0,6, cioè vuol dire che il gioco significa che quel debito pubblico sta aumentando, no? Perché il debito pubblico si valuta come cifra assoluta in sé e anche come rapporto con il PIL. Sono 2 voci che vanno tenute presenti. Allora, se è vero questo, ditemi voi quanto tranquilli dobbiamo stare per le nostre pensioni. Perché, a mio avviso, per la stessa ragione di quella che io nei miei scritti ho chiamato il ricatto del debitore. Poi sarà il caso dell'idraulico di cui vi parlo. Il debitore è la parte più forte, perché se quello dice non pago, una volta c'era la prigione per debiti, adesso non c'è più, purtroppo, lo dico ironicamente, ma in certo senso bisognerebbe tornare. Esistono regole qui oppure no? Basta! Prego? Esistono regole o no? Ognuno un quarto d'ora l'ha detto, basta! Si pensa al Presidente. Ma non ci pensa il Presidente. Sì, ma prendiamo... chi è questa persona così impaziente? Io, Sandro, sono io. Apprezzo molto la tua intelligenza e la tua cultura. Però tu devi anche apprezzare gli altri, ognuno ha diritto di parola. Moschetti, sì, Moschetti, la prego di... il Presidente mi ha detto 20 minuti e ne mancano ancora 2. Due minuti. Dedotti quelli che hai perso tu, ma si vede che l'età ti ha reso così nervoso. Vabbè, la prego di avviarsi alla conclusione. Certo, sì, Presidente. Il Presidente, Moschetti, guardate. E lui è un amico, immaginiamoci i nemici. Allora, stavo finendo. E ho rispettato, vero Presidente? Caro Moschetti, presiede lui. Adesso capisco perché non mi inviti ai convegni.
ti sono antipatico. No, no, non perdiamo tempo, non perdiamo tempo. Allora, guardate, il caso dell'idraulico, beh, Dolce Gabbana l'avete seguito sui giornali, però guardate che, attenzione, elusione, abuso del diritto, sono norme talmente elastiche che creano incertezza. Oggi, oltre all'illegalità, c'è un'incertezza del diritto che assorbe tutto. Il caso dell'idraulico è questo: poveraccio aveva costruito il suo capannone su terreno non suo, si era fidato di un preliminare. Avete capito il problema? Avete capito tutto, quindi aveva fatto un piccolo errore di diritto civile. E poi si è trovato assieme a tutta una serie di problematiche che consistono nel fatto che lui non aveva più la garanzia. Perché l'unica garanzia reale è quella della possibilità di poter riscuotere poi quel credito. In parole povere, il nostro idraulico si è trovato addosso il fisco, si è trovato addosso i dipendenti, si è trovato addosso tutto quello che ci va dietro. Aveva per fortuna una piccola risorsa, aveva una bella moglie, da poco, brasiliana. Lui ha mollato tutto, come tanti di noi fanno, come ha fatto Dolce Gabbana più elegantemente e come in parte consiglio anche voi di fare, nei limiti che voi potete fare, perché un modo per risolvere il problema è proprio quello dell'idraulico. Si è trasferito in Brasile. Speriamo che non facciano così gli amici italiani. Ringraziamo per la brillantissima. E così brillante il Falcone, professore Merzi, veramente uno si dimentica, starebbe ad ascoltarlo, insomma, anzi vorremmo che continuasse ancora, ma il tempo è tiranno. Adesso diamo la parola alla dottoressa Romano Federica del Comitato Pari Opportunità.